Sì, da domani parte ufficialmente il Fossombrone Sound Tour che collega il tour al sound, ossia le visite guidate allietate dalla musica e non solo, perché poi offriremo dei concerti all'interno delle nostre strutture museali più importanti. Infatti si inizierà domani con la Quadriga Cesarini, andremo poi nella Chiesa di San Filippo, Pinacoteca per tornare in Chiesa San Filippo e finiremo con il classico concerto di Natale per augurare Buon Natale a tutta la cittadinanza. Il programma musicale è vario e va sia dalla musica classica, che partiamo domani con un trio di archi, andiamo con un'orchestra poi giovanile di sassofoni che farà tutto un repertorio moderno fino al jazz. Insomma. Avremo l'8 di dicembre i Funkoff che sfileranno per la città di Fossombrone, che è il gruppo, la marching band più famosa al mondo. Nella chiesa di San Filippo ci sarà di nuovo una grande orchestra fatta tutta da violoncelli e da giovanissimi esecutori. Poi chiuderemo con il coro che, come al solito, tutti gli anni a Fossombrone dà le buone feste di Natale alla cittadinanza. Noi siamo partner del Comune di Fossombrone che attraverso il progetto itinerario della bellezza e quindi cerchiamo di supportare al meglio tutte le iniziative che il Comune realizza. E questa del Sound Tour 2023 è per noi molto importante perché siamo legati al filone musicale, riteniamo che la musica possa essere uno dei cluster turistici da valorizzare, per cui insomma è un'iniziativa importante che dura circa due mesi e che ci auguriamo possa essere da traino per tutte le attività economiche del Comune di Fossombrone.